adesso al 22, poi vedi, controlla quando stai lì. I numeri civici non ci stanno, ora ce li scrivo dopo. Passo la chiave della macchina. Posto Italiano è un gruppo che negli ultimi anni ha fatto dei progressi significativi. Grazie a una gestione abbastanza accorta e innovativa e anche con il contributo dei lavoratori che hanno dato la loro disponibilità ad operazioni importanti, hanno permesso di assorbire anche dei problemi non indifferenti. Tutte le aziende che hanno una forte presenza di rete e di servizi hanno capito che avevano del valore nascosto, no? Perché potevano parallelamente, già che ci sono, già che ho i terminali, già che ho la presenza fisica, faccio una cosa, bene, posso fare altri 10. Che cosa deve fare? Deve prelevare 300 euro, mi serve il documento. Sì. Poste appunto adempiono una funzione pubblica che dovrebbe ricadere nella fiscalità generale e quindi dovrebbero trovare un compenso per i servizi che rendono, calcolato con precisione e anche misurato sulla base dei progressi di efficienza come si fa in altri settori. Speriamo di no, lì sarebbe veramente un dramma perché qui è talmente grande che neanche ti rendi conto, ma di gente ne entra veramente tanta. Con il conto corrente postale ha la possibilità di poter gestire tutto anche online, inserendo la registrazione sul sito di Poste, lei avrà una casella di postale elettronica che sarà l'accesso per tutte le comunicazioni con Poste Italiane. C'è una forma tradizionale di lettera che è stata un po' soppiantata ovviamente dall'email, da altri strumenti, però parallelamente all'erosione si possono sviluppare, come dicevo, anche altri servizi. Monitoriamo e facciamo un po' tutte quelle attività di proattività per tutte le infrastrutture tecnologiche del gruppo Poste Italiane. Abbiamo circa una sessantina di persone che lavorano 24 ore su 24, però il cuore dell'attività si svolge sui territori. In un ufficio postale mobile di L'Aquila Centro, che è caratterizzato da un certo acronimo ovviamente che ci serve per monitorare un po' tutto il servizio, vediamo in questo momento quali sono le transazioni che sono state effettuate, quindi abbiamo accettato della corrispondenza, abbiamo pagato dei bollettini, tutte queste cose non si possono fare se non ci sono comunque delle persone che stanno dando molta disponibilità, che hanno delle competenze importanti e devo dire con il terremoto anche una collaborazione, una serietà direi importante. Io la mattina esco e faccio il giro normale, perché parlando con le persone della Tendopoli mi hanno chiesto gentilmente se potevo effettuare la consegna come prima, quindi nelle cassette postali. Buongiorno. Qui c'è parto di là, no? Oggi no. Per quanto
quanto riguarda la mia zona è cambiato poco, diciamo. C'è solo il disagio di non trovare persone a casa e quindi si va nelle tendopoli e si cerca di recapitare il massimo. Penso sia proprio per me, magari se c'è qualche raccomandata, qualche cosa urgente. Ciao Yuri, come va? Sì, dal punto di vista umano è molto bello il rapporto con le persone, perché il portalettere è visto come uno di famiglia, soprattutto in questi paesini dove la città è un po' lontana. Ho messo paura. Come stai? Allora, senti, fammi vedere se ci sta anche raccomandata per Giuseppe, ma sa di no, per Vincenzo. No, oggi niente raccomandata. Ciao. Ciao. Non dimentichiamoci che l'Italia è anche fatta di 8.000 comuni, che ci sono tantissime realtà locali che comunque vanno seguite, intanto perché sono cittadini italiani che meritano gli stessi servizi come gli altri, seconda cosa perché sono comunque una ricchezza. Si confrontano due visioni sulle prospettive future del gruppo, quella che dice manteniamo integro il gruppo per sfruttare le sinergie tra i vari settori, oppure scorporiamo il banco posta, ricaviamo quello che si deve ricavare, specializziamo le poste, come è già successo in altri paesi, sul servizio di corrispondenza e vediamo come migliorare. Diciamo che ci sono tante cose che Poste Italiane dà per scontato. Andiamo avanti sempre con la nostra forza, chiedendo, telefonando. È cambiato un po' tutto, è cambiato a livello di lavoro, di servizi soprattutto, siamo adesso a livello bancario, anche se ne è di più, qualcosa in più, anche il personale è diverso adesso, quindi bisogna fare corsi tutti i giorni per essere all'altezza, aggiornarci tutti i giorni. Avere un rapporto semplice soprattutto con la clientela paga sempre. Certo, nelle tendopoli, volto delle persone, è ovvio che c'è un po' di tensione, paura. Noi cerchiamo di dargli, almeno noi giovani, un po' di speranza. Mi hanno visto tornare nel campo, è come se ci fosse un ritorno alla normalità, no? Buongiorno! Luca, ciao, ti posso disturbare un secondo? Io ho due raccomandate per la tenda L1 e H5, ma chiamo... Devo andare dentro? Parlo qualcuno? Ok, grazie mille. Permesso? Buongiorno. Io ho due raccomandate. Giuseppe Sbaffo e Cannicelli Maria Teresa. L1 la tenda e H5. Allora, la tenda H5, L1, Sbaffo Giuseppe e Cannicelli Maria Teresa. E qui abbiamo una raccomandata di ritirare Sbaffo Giuseppe alla segreteria del campo di Sasso Scalo. Non risponde? Io posso ripassare pure domani, come ti pare? Chi ti ha risposto? La moglie? Ah, ok, va bene. Ah, si chiede, io 385. E quanto stanno? Ce ne stanno tanti, qual è? Dica lei, qual è quello? Giorno, posta, facciamo la scena, eh? Quanto è che aspetta il tuo turno?
Una mezz'oretta buona. Vabbè, ti do qualche modulino. Devi fare solo arrivederci e grazie, e poi inizia a parlare. Distinguere il futuro